Ciao, Wayuu. Allora, non so se avete notato, ma sto morendo di freddo. E oggi facciamo finalmente il secondo video di quelli nei quali smerdeo quello stronzo che dice solo stronzate del quale vi ho parlato l'ultima volta. Mi sono spostato perché non mi sento molto bene, quindi diciamo sto un po' più comodo così, cioè sto un poco più dritto così. E l'unica cosa sto combinando così perché sto morendo di freddo. Comunque, oggi parliamo di Gibson Les Paul o di Les Paul, insomma, comunque. L'ultima volta ho dimenticato di salutare i nuovi iscritti al canale e mi dispiace, forse però non ce n'erano molti, quindi saluto tutti adesso e risolviamo il problema. Tra le altre cose sto anche senza occhiali, quindi cioè, mi sono tolto gli occhiali, non so perché. Un'idea geniale. E quindi cercherò in maniera cioè, un po' così di capire che cosa c'è scritto sopra il cellulare. Dunque, vediamo un po'. Poco fa si è scritto Nico Comparato. Ciao Nico. E abbiamo scambiato qualche chiacchiera a proposito della Cort X300. Poi si è scritto Elia Perino. Ciao Elia. Per Marco Skeptical farò un video anche sulla Strato, però come ho spiegato nell'altro video. Sto cercando di andare cronologicamente, quindi adesso farò, ho fatto la Telecaster, adesso farò la Les Paul, poi sicuramente verrà la Stratocaster e poi la SG per ultima. Sto andando cronologicamente, anche perché così non faccio tutte prima Fender, poi tutte per Gibson, insomma, per dare un po' una variazione alla cosa. Però verrà anche quello sulla Stratocaster, che tra le altre cose io adoro, quindi volevo, vabbè, no, non lo voglio fare perché c'era stata una questione sul video, quello sui colori delle Vintera, che non ho capito per quale motivo nessuno capisce quello che io dico nel video. Cioè, io non è che dico che le Vintera fanno schifo, io dico che i colori delle Vintera fanno schifo. Poi magari sono grandissime chitarre e suonano benissimo, ma i colori fanno cagare. Dunque, vediamo di trovare qualche altro iscritto. Alessio71R18, anche se è scritto. Ciao Alessio. Angelo Rusciano si è scritto. Ciao Angelo. Si è scritto però. O però. Però. Beh, insomma, uno di questi. Ciao. Vediamo un po'. Valerio Abate, ciao Valerio. Lino Minichiello, ciao Lino. Greggia 7, ciao Greggia. E spero che siano tutti. No, Paolo Pizzi, ciao Paolo. Darkas, già l'ho salutato, ma lo risalutiamo. Ciao, sono Darkas. Dunque. Mi ero scordato un sacco di gente, mi dispiace tanto. Però, torniamo a noi. Les Paul. La Les Paul è la seconda Les Paul. Eccola. Aia. Sono struppiata. Mannaggia, chi te ciao. La Les Paul è la seconda chitarra elettrica che l'uomo abbia mai visto. Leo Fender fece la Telecaster tra il 50 e il 51, che diciamo non è che fece, stava facendo, diciamo, non è che c'era proprio la Telecaster. Diciamo che nel 52 prende forma veramente la produzione di massa e il modello, quindi diciamo che tra il 50 e il 51 era ancora, diciamo, una cosa un po' così. Contemporaneamente Gibson, che faceva già le chitarre acustiche, faceva le semiacustiche e tutto il resto appresso, tira fuori nel 52 la Les Paul, che non era proprio così.
Originariamente la Les Paul, gli humbucker non esistevano e quindi c'aveva 2P90, meravigliosa la Les Paul con 2P90, e poi in origine aveva una cordiera particolare che aveva l'attaccacorde e il ponte insieme, ed era tipo quelle delle chitarre jazz trapezoidali. Ora, Les Paul, perché si chiama Les Paul? Les Paul era un meraviglioso chitarrista che negli anni 50 era un meraviglioso chitarrista, ma bello bello, cioè quando tu pensi alla Les Paul, oggi pensi a chitarristi come Slash. Però effettivamente sarebbe più logico pensare a chi ha dato il nome alla chitarra. Che poi c'è, in realtà Les Paul non era proprio un chitarrista. Les Paul si può definire più era un genio, perché era un inventore a tutti gli effetti. Lui ha inventato la registrazione multitraccia sulla quale praticamente si è basata tutta la musica del mondo, e quindi negli anni 50. E quindi diciamo non era proprio l'ultimo dei coglioni, e tra le altre cose era un meraviglioso chitarrista, quindi andatelo a sentire, così che quando pensate alle spalle pensiate alle spalle e non a Slash, che è un po' stupido sinceramente. Le spalle, e non si sa in realtà, la Gibson dice che loro già avevano disegnato la chitarra e le spalle gli diede solo il nome. Le spalle, che diciamo è un simpaticone, cioè era un simpaticone, poverino, cioè poverino, è morto bello anziano, insomma, aveva 90 anni. E quindi Les Paul invece diceva: quando mai, io la chitarra l'ho disegnata io, l'ho fatta io, è tutto farina del mio sacco. Non si sa chi è che in realtà abbia inventato la Les Paul. Certo è che è stato Les Paul ad avere l'idea della chitarra elettrica solid body, nel senso che contemporaneamente a Leo Fender, che stava facendo la Telecaster, prese praticamente questa mazza di legno, questo manico con questa mazza di legno, che diciamo era come se fosse una chitarra true body, no? Con il manico, con il manico true body. Ed era una mazza di legno e prese praticamente le due fasce, le due parti laterali di una chitarra jazz e ce le azzeccò. E si chiamava The Log, cioè The Log significa il ceppo, cioè proprio o il cuozzo, proprio il ceppo, insomma. E diciamo che era l'inizio, proprio l'embrione di una chitarra solid body. In realtà era una semi-hollow, nel senso che aveva le parti, era poi l'embrione più della 335, che c'è la parte centrale piena e le due laterali. Poi successivamente uscì la Les Paul. E quindi vi dicevo, le prime Les Paul avevano questa colorazione, la colorazione gold top, però non avevano questo tipo di ponte, avevano i P90, meravigliosa. Successivamente, sempre negli anni 50, nel 57 mi sembra, nel 5, che cazzo? Ah, ecco perché c'ho freddo, perché sto nudo praticamente. Nel 57 Seth Lover inventò l'humbucker, che è la doppia bobina, cioè il pick-up a doppia bobina. Chi te è morta? Tu cosa canzi chiuro? Perché c'ho freddo, capito? Inventò il pick-up a doppia bobina con l'intento di voler ammortare, sì, proprio ammortare, cioè proprio il termine tecnico, ammortare il rumore naturale dei single coil. Noi sappiamo che i P90 sono particolarmente inclini ad avere questo hum molto forte. E quindi per calmare un po' quel rumore, lui inventò gli humbucker, che praticamente non erano nient'altro che dei single coil avvolti al contrario, per cui praticamente l'hum, cioè avvolti al contrario, nel senso che uno è avvolto in un senso e l'altro è avvolto nell'altro senso, i magneti sono invertiti, e quindi praticamente l'hum di entrambe le bobine era in controfase l'una con l'altra, e di conseguenza si cancellava da solo.
E quindi non c'era l'AM, che poi oggi è un po', cioè non è proprio così, però diciamo che i pick-up in genere, i pick-up humbucker, sono un po' più silenziosi di quelli single coil, per esempio quelli della Stratocaster, ma in particolare quelli dei P90, ecco, i P90 sono proprio rumorosi, c'è quel continuo brrr, sotto quell'AM continuo che... E quindi nel 57 furono inventati gli humbucker e furono subito montati sulla Les Paul, che piano piano fu abbandonata la cordiera, cioè l'attacca il ponte a trapezio, anche perché Les Paul raccontava che questa cordiera a trapezio, cioè che Gibson capì male come lui volesse questa cordiera a trapezio. E quindi praticamente fece passare le corde invece che sopra al ponte, sotto, e quindi non era possibile fare il palmuting praticamente. E Les Paul dice che questo accadde solamente perché Gibson non capì un cazzo e fece male questa cordiera. E poi piano piano fu eliminata quella cordiera, fu introdotto prima il ponte wraparound e poi successivamente il tuneomatic come lo conosciamo adesso. Tra le altre cose, le prime Les Paul erano in questa colorazione così, alcune, molto belle tra le altre cose, avevano anche la parte di dietro che era dorata, quindi erano praticamente tutte dorate. Poi c'era la Custom, che era quella che suonava spessissimo Les Paul in quel periodo, la Fretless Wonder, era diciamo una versione di lusso. Questa già non era, come dire, concepita come una chitarra economica, voleva essere una cosa abbastanza seria, diciamo, una cosa elegante, una cosa da chitarrista coi moni. E infatti era dorata proprio perché voleva dare un rispetto alla più grezza Telecaster, per esempio, voleva essere una cosa più, insomma, un po' più da Iattillo, detto tra noi. E la Les Paul lo era, la Custom lo era ancora di più, perché aveva questa meravigliosa finitura tutta nera con la tastiera in ebano e tutta l'hardware dorato, quindi era proprio il massimo della cosa. Particolarità era il fatto che c'aveva questi tasti così bassi che venne soprannominata Fretless Wonder, cioè la meraviglia senza tasti, ed è una particolarità proprio di quel tipo di chitarra. Penso che attualmente reissue che abbiano quel tipo di tastatura, non lo so, però non sono sicuro di questa cosa, che abbiano quel tipo di tastatura non esiste. Che ve volevo dire? Chiaramente anche la Custom ebbe questa evoluzione dai P90, che poi in realtà non erano dei P90, aveva un P90 al ponte e un altro particolare pick-up al manico molto simpatico, con dei poli un po' particolari, che assomigliava un po' a un P90, ma non era un P90 in realtà. Però alla fine sempre un single coil era. Altra cosa sfiziosa è che noi adesso siamo abituati alle plastiche, scusate, alle plastiche di questo colore, così o nere. L'originale invece aveva delle plastiche che erano un po' differenti, erano marroni e leggermente trasparenti, ed è un'altra particolarità. Io mi piacerebbe trovarle per la mia Epiphone, però chiaramente è impossibile. Almeno marroni, ma non si trovano, dovrei farle io. Prima o poi può essere pure che le faccio, non lo so. Legni. Ah no, voglio dirvi ancora un'altra cosa. Successivamente, poi, tra il 58 e il 58, iniziarono a uscire le Burst, cioè erano queste nuove colorazioni che abbandonavano, diciamo, negli anni 60 erano quelle più frequenti, cioè quelle più gettonate. E fu abbandonato il cold top per i Sunburst, i diversi tipi di Sunburst della Les Paul, che diciamo sono iconici degli anni 60. Tra
Tra l'altro, quando furono inventate quelle colorazioni, piacquero così tanto che molti possessori di Les Paul Gold Top precedenti al 58, al 59, fecero sverniciare il top delle chitarre Gold Top e le fecero riverniciare Burst. Chiaramente le Burst di quegli anni e degli anni successivi avevano il top in acero fiammato. Queste qui no, le Gold Top avevano il top in acero semplice e da questo nacque praticamente la finitura plain top, cioè praticamente il burst con il top in acero semplice. Cosa che Epiphone faceva, era bellissima, l'hanno tolto da mezzo, un peccato. E quindi queste sono le plain top, dipendono da questa cosa qua. Legni, acero per il top incollato, piano per le finiture coprenti, fiammato per le finiture burst, dietro un corpo di mogano con un manico di mogano incollato, non avvitato come le Fender, è incollato. Tastiera in palissandro, in ebano, veramente sono state fatte tastiere di tutti, anche in cartone pressato. Però le originali, diciamo quelle più tradizionali, sono in palissandro o in ebano. Tastiera normalmente da 12 pollici, originariamente era 10 pollici, adesso sono quasi, cioè sono tutte 12 pollici. Paletta inclinata, e questa, su questa c'è da parlare. Sulla paletta c'è da parlare. Le Gibson. Se non sai come trattarle, non tengono l'accordatura. Tutte le Gibson, perché hanno la paletta inclinata. Ora, le Epiphone, bene o male, hanno la paletta inclinata, ma non troppo. Le Gibson ce l'hanno ancora più inclinata. Quell'inclinazione fa perdere l'accordatura delle due corde centrali. Perché mettici l'inclinazione, mettici il fatto che le corde per arrivare alle meccaniche non ci arrivano dritto, ma devono fare un piccolo angolo, e quindi molto spesso tiri la corda del sol e perde la chitarra perde l'accordatura. Ed è normale, le Gibson sono fatte così, cioè almeno le Les Paul, le SG, quelle che hanno questo tipo di paletta, sono fatte così. Non ci si fa niente. Ci sono dei modi per diciamo, aggiustare questa cosa e renderla sopportabile, per cui un capotasto fatto bene aiuta tantissimo, un montaggio delle corde corretto aiuta tantissimo, però è un problema che le Gibson hanno e avranno sempre, non ci fai niente, almeno un po' il Sol e il Re se ne vanno dall'accordatura, cioè è così. L'elettronica è una. Allora, questa è una cosa, cioè che questo stronzo che voi sapete dice che la paletta delle Gibson, della SG, della Les Paul sono delicate. Queste palette sono fatte esattamente come tutte le chitarre acustiche, come tutte le chitarre 12 corde. E lui diceva che queste palette, le palette delle Gibson tendono a spezzarsi. Il coglione che ha fatto, visto che è un incapace e che ha una Les Paul Custom da 3.000-4.000 euro, molto simile a questa, che ha fatto? Visto che è un incapace, non sa mettere dei tasselli in faccia al muro, ha appeso la chitarra in faccia alla parete con un supporto, i tasselli se ne sono usciti e la chitarra gli ha franato a terra. La Les Paul è una chitarra che pesa tra i 4 kg e i 5 kg, perché potete capire è un bel ciocco di legno bello massiccio. Se sei una persona sana di mente, intelligente, anche se lui dice sì, vabbè, l'ho messa un attimo perché stavo mettendo in ordine, ma sei un coglione, perché non appendi 5 kg a tre tasselli del cazzo. Infatti, se ci fate caso, l'avete visto qualche volta.
appese al muro io ho solo chitarre acustiche per questo motivo, perché le mie pareti fanno cacare e nonostante io sia in grado di mettere dei tasselli in faccia al muro, e vi assicuro che avendo avuto un negozio ne ho appese di chitarra alla parete, non mi fido e quindi evito. Le chitarre elettriche che sono più pesanti le tengo sulla rastrelliera perché sono una persona sana di mente. E comunque in ogni caso se dovesse cadere questa chitarra, mi dispiacerebbe per carità, ma sono 300 euro di chitarra, la stiamo parlando di 3000. E quindi sempre il fatto che vi dicevo è un coglione perché dice che la paletta si spezza e comunque ha spezzato la paletta. Torniamo a noi. Non è la paletta che è delicata, è lui che è un coglione, non è la paletta che è delicata. Quindi, elettronica, normalmente due pickup, ci sono anche quelle a tre pickup. L'elettronica di quelle a tre pickup manda in crisi molto spesso molte persone perché non capiscono bene come funziona, e ve la spiego. Quella a due pickup è semplice. Posizione su pick up al manico, posizione al centro entrambi, posizione sotto pick up al ponte. Elettronica, volume del manico, volume del ponte, tono del manico, tono del ponte, semplice. Quell'altra invece, quella a tre pick up, è semplice in realtà, ha tre volumi, per cui le posizioni del selettore sono sempre 3, per cui immaginate che qua al centro ci sia un altro pickup. Le funzioni sono queste: sopra avete il centro e il manico, al centro avete tutte e tre i pickup e sotto il ponte e il ponte e il centro. Tre volumi separati per ognuno dei pickup: centrale, manico e ponte e tono generale. Semplice. Se voi per esempio prendete questo potenziometro e lo abbassate completamente, avete praticamente le stesse funzioni di questa, capito? Perché avrete eliminato il pickup centrale, quindi sotto avrete questo, sopra avete questo e al centro avrete entrambi. E quella chitarra lì si chiama Black Beauty, è una custom con tre pickup, humbucker, e la particolarità di quella è che non ha il toppinacero, ma tutta, cioè è un solo blocco di mogano. Un'altra cosa da dire è che nella storia le Les Paul hanno avuto una modifica sostanziale del corpo, perché in origine era un corpo pieno e quindi la chitarra era molto molto pesante, lo è tuttora. Poi hanno iniziato, visto che la gente veniva praticamente lordusi, la cifosi, insomma, diventavano tipo il gobbo di Notre Dame suonando una Les Paul, hanno iniziato a cercare di alleggerirla. Inizialmente iniziarono a fare, mi pare che fossero 9 o 6 buchi qui, sotto nel corpo, che poi veniva coperto, cioè viene tuttora coperto con il top per cercare di alleggerirla un po'. E poi hanno iniziato a fare le camere tonali, quindi dentro proprio era scavato il corpo e quindi era sensibilmente più leggera. I buchi non è che servono a granché, ma comunque la Les Paul è una chitarra pesante, è una chitarra che deve essere pesante, perché poi con la particolarità di questo tipo di strumento e tra le altre cose la grande massa della chitarra fa in modo che questa chitarra abbia quel suono particolare, che è un suono molto grosso, è un suono molto caldo, avvolgente, talvolta troppo. Io non, sinceramente non ho mai suonato una Les Paul con i P90. Vi posso dire che esistono tanti tipi di Les Paul, da quella molto aggressiva a quella molto delicata. Io in genere ho sempre suonato strumenti più o meno vintage, che però avendo comunque gli humbucker non sono mai delicate come una chitarra delicata, ecco, insomma, come una semiacustica delicata, quindi sono caldi, sono grossi come sono e molto potenti. Questa cosa è un po' bilanciata dal fatto che c'è il manico incollato, perché al contrario di quello che si dice normalmente, io sono convinto che il manico incollato rende il suono della chitarra più delicato e non più forte,
forte, con più sustain, come dicono tutti. Per me, secondo me, il manico avvitato dà più aggressività, dà più suono, perché le vibrazioni col manico incollato tendono ad andare via verso la paletta, molto di più che con un manico avvitato, che rimangono tutte sul corpo e quindi sotto ai pick up. Quindi io la penso così, e quindi un po' questa aggressività se ne va un pochino con questa storia che c'è il manico incollato. Inoltre, cazzo, mi sono dimenticato che vi volevo dire. Ah, poi c'è la scala è importante. La Gibson non ha la stessa scala della Fender, che ha 25 pollici e mezzo di scala, ma ha un 24 pollici e 3 quarti, che sembra poca la differenza, ma credetemi che fa una bella differenza sul suono e sulla sensazione che dà la chitarra sotto le mani, perché le corde sono più morbide, vibrano in maniera diversa, e quindi in genere su queste chitarre c'è gente che ci monta le 08, vedi Billy Gibbons. Però in genere su queste chitarre si tende a montare corde un pochino più doppie, 0,10, qualcuno anche le 0,11. Con le 0,10, diciamo che queste corde un po' meno tese contribuiscono a scolpire un suono che è ancora più caldo, che è ancora più avvolgente e delicato rispetto ad un suono a botta in faccia, che può essere quello della Telecaster o quello della Stratocaster, che è molto più violento, molto più penetrante come suono. Questo è più forte, quello è più penetrante, è diverso. È più forte perché ha più uscita che c'ha Ian Baker. E comunque, si sa, la Les Paul è una chitarra molto molto versatile, che va bene un po' per tutto. Certo, io posso fare il black metal anche con un violino, però il suono della Les Paul, bello proprio, che tu dici: ah, questo è il suono di una Les Paul. Si ha sui pulitoni belli, con il suono caldo, con il pick up al manico, magari lascia fare, che poi ci puoi fare benissimo, e viene benissimo quello che ci fa Slash. Ci puoi fare l'hard rock, ci puoi fare il blues, ci puoi fare il rock, ci puoi fare quello che vuoi, perché è molto molto versatile. Ci puoi fare il metal tranquillamente, anche con pick up di stampo vintage, curiosamente. Però in linea di massima, il fatto, sai qual è? Il fatto è che io ve la dico sta cosa, però non la dite a nessuno, perché le Gibson suonano tutte uguali. C'è SG, quelle che hanno due humbucker, SG, Explorer, questa, la Les Paul, sono tutte uguali, cambia solo la forma, poi suonano tutte quante uguali. Non ho detto niente io. Però hanno quel suono Gibson, che è così. L'SG è un pochino diversa, però il suono bene o male è quello. Ora voglio pensare se c'è qualche altra cosa che devo dirvi. Penso che di avervi detto tutto sulla Les Paul. È una chitarra molto versatile, vi ripeto, ci fate un po' di tutto, però chiaramente se alzate il gain a canna, cioè qualunque chitarra ci mettete, suona bene o male uguale. Forse l'unica che è un po' diversa è la Stratocaster, ma poi le altre suonano tutte quante bene o male uguale. Quindi sperimentate molto più col pulito per sentire una chitarra. Questa è bella perché ti dà quel suono impulito, ti dà un suono bello avvolgente, bello bello, ecco. E bello. Ok, quindi per oggi penso che sia tutto. Io vi saluto. Ne hanno fatte di tutti i tipi, di Les Paul, cioè ne hanno fatte col Floyd Rose, per dire, le Access, cioè, c'hanno il Floyd Rose, insomma. Quindi per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, non vi dimenticate, è importante. Si stanno iscrivendo tantissime persone e sono felicissimo di questa cosa. Siamo quasi a 450 iscritti, è adorabile sta cosa. Cioè, mi piace proprio, perché significa che vi piace quello che faccio e mi piace che vi divertite, perché poi io faccio il cretino, quindi mi piace che vi divertite. E quindi iscrivetevi, cliccate sulla campanellina per non perdervi mai nessun video di quelli che faccio. Poi
Poi seguitemi su Instagram dove pubblico un sacco di foto simpatiche e belle. Sugli strumenti sostanzialmente sono anche su Facebook, sempre come Moody Fraser. Mi raccomando, mettete mi piace alla mia pagina e non aggiungetemi sul mio profilo personale. Poi abbiamo una pagina di meme a tema musicale che si chiama La Compagnia delle Indie, molto divertente, che se vi piace la musica e se state qua sicuramente vi piace. E poi c'è un gruppo che si chiama Obiettivamente Parlando, che è un gruppo di sulla fotografia amatoriale, e vi divertirà sicuramente, perché potete condividere le vostre foto. Facciamo dei contest settimanali a tema e quindi si vince la gloria, però è divertente perché, come dire, è un po' un compitino da fare con la macchina fotografica ed è divertente, insomma, è un'occasione per parlare di attrezzature, tecniche, quello che volete, insomma. Quindi fate tutte queste cose, trovate quasi tutti i link in descrizione. Il prossimo video lo farò sulla Stratocaster, che è quella in ordine cronologico uscita dopo la Les Paul. Poi non lo so come andrò avanti perché, insomma, poi ci stanno le chitarre acustiche, ci sono Jaguar e Mustang, insomma, ci sono tante altre cose di cui posso parlare. Io spero di non aver dimenticato niente sulla Les Paul. Chitarristi che hanno usato la Les Paul, Slash, Les Paul, ma le hanno usato un po' tutti, anche Hendrix ha usato la Les Paul, ma Joe Bonamassa suona la Les Paul, mi fa un po' schifo Joe Bonamassa, però ecco, è una chitarra così versatile che veramente ci fai quello che vuoi e quindi non, veramente non potresti metterla in mano a chiunque e purtroppo quello proprio il chitarrista che tu, Les Paul, Slash, però, ecco vi ripeto, io penso più a Les Paul che a Slash, anche perché insomma, molto molto più bravo di Slash, sinceramente. Comunque, per oggi è tutto, io vi saluto, ciao a you.